Buona domenica a tutti, Pietro Riglia, il nostro appuntamento del weekend, la rubrica Azionariato Buy and Sell, dove andiamo a riepilogare tutto ciò che è successo durante l'ultima ottava che ci ha accompagnato alla fine del secondo mese dell'anno, quello di febbraio, che stagionalmente era un mese dedicato alle vendite e invece si è dimostrato uno dei mesi più forti degli ultimi mesi per quanto riguarda appunto l'equity non solo italiano ma anche quello degli altri paesi che hanno appunto chiuso al rialzo. Grazie a che cosa? Grazie ancora agli acquisti che stanno spingendo il settore legato all'intelligenza artificiale, il settore tecnologico, il settore farmaceutico, grazie anche a quei titoli legati alla perdita di peso che stanno appunto avendo performance incredibili. Una settimana che è stata poi contrassegnata da alcuni importanti dati macro, il più importante venerdì scorso, quello riguardante l'indice PCI, che è l'indicatore che guarda la Federal Reserve è per monitorare l'inflazione, uscito in ribasso rispetto al mese precedente, 2,8 da 2,9, in linea con le attese degli analisti. Questo ha dato ulteriore spinta ai mercati perché si temeva un andato superiore alle attese, visto che gli altri precedenti dati riguardanti l'inflazione oltreoceano erano appunto usciti sopra le attese. Intanto, settimana prossima sarà una settimana importante perché abbiamo molti dati che potrebbero appunto cambiare le carte in tavola, gli indici dei servizi che arriverà da Europa, America e Cina. Abbiamo poi il settore occupazionale americano con i nuovi posti di lavoro nel mese appena passato, anche questo guardato dalla Federal Reserve, e poi abbiamo la riunione giovedì e prossimo della BCE che si pronuncerà. Praticamente i tassi rimarranno fermi, nessun taglio, però si cercherà di capire quali potrebbero essere le prossime mosse della BCE per quanto riguarda il primo taglio dei tassi di interesse, anche perché lo abbiamo ancora visto durante le settimane passate, l'economia dà segni di rallentamento. Detto questo, il nostro indice principale chiude la settimana in rialzo. Andiamo subito a mettere un grafico weekly, il rialzo dello 0,7%. Sesta settimana consecutiva al rialzo, un grafico che continua a migliorare, un grafico che continua a rafforzarsi e, come abbiamo detto più volte durante i nostri ultimi aggiornamenti, sarà solamente con la perdita dei 32.000 punti, dove abbiamo il livello del super trend, che il nostro mercato darebbe dei primi segnali di debolezza, con primi target l'area dei 30.000, 31.000 631.700 punti e a proseguire l'area dei 31.000 punti. Mentre per quanto riguarda il mercato americano, siamo alla sedicesima settimana positiva nelle ultime 18 per quanto riguarda l'S&P 500. Andiamo a mettere un grafico settimanale con prezzi che chiudono in area 5.137 punti, nuovi massimi di sempre, più 0,95%, quindi una struttura grafica che continua a migliorare e oltreoceano. Come abbiamo detto più volte, non cambia il nostro metodo operativo, cercare appunto di andare a scovare sui titoli forti le eventuali prese di beneficio, le eventuali debolezze per eventualmente entrare in acquisto. Anche sul mercato americano, i primi segnali di debolezza noi li avremmo solamente con un ritorno delle quotazioni sotto area 4.980-4.990. Sotto questi livelli, primo target 4.900 punti, che sono i minimi che abbiamo toccato nel mese di febbraio per quanto riguarda l'S&P 500, sotto i quali potremmo andare a rivedere area 4.800-4.815, che sono i precedenti massimi del 2022. Quindi minimi e massimi crescenti, come abbiamo detto, come ho detto durante i commenti finali durante la settimana passata sul mercato e nel commento finale di fine giornata. Il mercato americano fa praticamente questi movimenti da ormai diversi mesi: nuovi massimi presi di beneficio, nuovi massimi presi di beneficio, nuovi massimi presi di beneficio, nuovamente ripartenza al rialzo con uncino rialzista. E ricordiamoci che la scorsa settimana, venerdì scorso, per quanto riguarda i volumi a Piazza Affari, venerdì 3 miliardi e 280 milioni, il rallentamento rispetto al top che abbiamo toccato giovedì, chiusura di mese, 4.619 milioni il controvalore per quanto riguarda Piazza Affari. Ora cerchiamo di andare a capire quali potrebbero essere i titoli interessanti per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, grazie anche al nostro nuovo indicatore che ormai da diversi mesi sta lavorando sia sul mercato italiano che sul mercato americano. A tal proposito, ricordiamo le performance aggregate del portafoglio Italia: 413% nel corso del 2020.
2024. Naturalmente ci sono poi tutte le operazioni chiuse, ma anche quelle degli anni passati. Ricordiamo la performance mensile del portafoglio Italia, naturalmente non aggregata ma mensile, 31,4 che porta il guadagno d'inizio anno a più 41%, grazie, lo ricordiamo ancora una volta, a questo indicatore delle mani forti. Lo ripeto, lo rammento, non è in vendita, ma si sfrutta abbonandosi appunto al portafoglio Italia o al portafoglio USA. Per quanto riguarda la performance del portafoglio America, è più 1,49 performance media, performance aggregata per quanto riguarda il portafoglio USA 38,90, anche qui grazie alle indicazioni che sono arrivate da questo indicatore appunto delle mani forti, che lo ricordiamo sfrutta i movimenti che vengono fatti dagli istituzionali sia sul nostro mercato italiano sia sul nostro mercato americano, sia al rialzo che al ribasso. Quindi lo ripeto, chi è interessato non deve fare altro che scrivere la mail che trovate all'interno della descrizione di questo video e appunto vi contatterò il prima possibile. Cerchiamo di fare oggi quello che invece bisognava fare qualche settimana fa per avere appunto questi importanti risultati che stiamo raggiungendo sia sul mercato italiano che sul mercato americano. Detto questo, cerchiamo di capire quali potrebbero essere alcune idee interessanti per quanto riguarda Piazza Affari. Partirei con STM perché il titolo si conferma all'interno di questo recupero, quello partito dai minimi che abbiamo visto nel mese di gennaio, e ora siamo arrivati al test delle resistenze 43,25-43,30. L'eventuale uncino al rialzo di queste aree resistenziali potrebbe dare nuove forze appunto al titolo STM, che potrebbe appunto spingersi fin verso prossimi target, l'area dei 45 euro. Monitorerei molto attentamente anche il titolo Next durante la prossima settimana, perché il titolo ha pagato ancora una volta i dati che sono arrivati dal suo competitor Worldline, dati sotto le attese. Però abbiamo visto come nei mesi passati non si può paragonare Worldline a Next, o per meglio dire non si può paragonare Next a Worldline, che ha pagato Worldline la forte presenza sul mercato tedesco, e attenzione al recupero dei 7 euro, perché tornando sopra i 7 euro si ritornerebbe all'interno di questo box con primi target 7,20, a proseguire 7,45-7,50, che è appunto il trading range di questo movimento appunto presente da diversi mesi. Andremo a seguire durante la settimana ancora i titoli legati all'energy, legati all'intelligenza artificiale. A tal proposito, attenzione al titolo Altea, perché durante l'ottava passata l'indicatore dei maniforti lo ha segnalato e sarebbe molto interessante andare a breccare l'area degli 8,25-8,30 per andare a rivedere i top di periodo. Su debolezza, primi livelli interessanti 7,80-7,80 85, al pari poi di Energy. Qui servono volumi per andare a breccare questa trend line ribassista sopra i quali si avrebbero allunghi fin verso area 2,50. Attenzione poi al titolo Seco, anche qui Hammer è la giornata di venerdì conteste di questa trend line ribassista, e sembra che il titolo sia nuovamente pronto per proseguire questo rialzo che dovrebbe spingere i prezzi fin verso la soglia dei 4 euro. E attenzione anche, per rimanere sempre in Italia, al titolo Banco BPM, perché credo che il titolo abbia fatto la sua fase di correzione e ora sia pronto per andare a superare l'area dei 5,50-5,60, sopra i quali si aprirebbero le porte per i 6 euro. Andiamo a Wall Street. Primo titolo che prendiamo sotto osservazione, Marvel. Lo abbiamo segnalato settimana scorsa, è ancora in watchlist, bello uncino rialzista della trend line ribassista, e brecca anche le importanti resistenze, l'area dei 73,30, e la correzione verso i 73,30 noi la prenderemo in considerazione per un'eventuale operazione long, al pari di AMD, anche qui uncino rialzista. Su correzione ci monitoreremo l'area dei 183-184 dollari, al pari di Tesla, anche se qui il trend è ribassista, però il titolo prosegue questo importante recupero. Il segnale di forza arriverebbe con il superamento di area 205-207, sopra i quali si avrebbero allunghi fin verso area 225. E poi ci sono alcuni titoli legati al farmaceutico, dicevamo che l'indicatore delle mani forti li sta segnalando da alcune giornate, legati appunto a quelle società
società che vanno a produrre farmaci per il diabete, che vengono utilizzate anche per la perdita di peso. Sono appunto all'interno di solidi trend rialzisti e anche in questo caso aspettiamo delle fasi correttive per entrare in acquisto. Ultimo titolo, CSX, perché sta consolidando sotto i suoi top di periodo l'area dei 39 dollari, sopra i quali si potrebbero avere allunghi fin verso i 40 dollari, però ricordiamoci che qui, che siamo su degli importanti livelli top resistenziali, lasciandoci alle spalle i 40 dollari, si aprirebbero massimi di sempre e si entrerebbero in moto altri movimenti, appunto con la rottura dei massimi di sempre, grazie sia agli algoritmi che vanno a lavorare sulla rottura dei massimi di sempre, sia sulle posizioni short che naturalmente verrebbero chiuse, lasciando il titolo alle spalle i 40 dollari. Detto questo, lo ricordo ancora, chi vuole replicare queste importanti performance, naturalmente si possono chiudere anche delle posizioni in perdita, però le performance che in questo momento sta dando l'indicatore delle mani forti sono sotto gli occhi di tutti, e quindi ricordiamocelo, uno dei primi titoli di Delphi, 252% il guadagno sul titolo, ma non dimentichiamoci un titolo che è ancora presente nel nostro portafoglio USA ed è il titolo Nvidia, da area 170-180 dollari. Andiamo subito a mettere, perché al momento con Nvidia siamo a 822, vuol dire che possiamo anche chiudere 4-5 operazioni in perdita per avere sempre performance positive con questo titolo, che da 170-180 si è portato a 822 dollari. Riuscire a seguire i guadagni, a consolidare e spremere un trend, questo lo ricordo sempre, è uno degli elementi per far fare il cambio di passo sull'operatività per quanto riguarda le performance sui mercati. Detto questo, tutte le info le trovate all'interno della descrizione di questo video. Vi ringrazio per l'attenzione, buona domenica e ai prossimi incontri sempre in mia compagnia.